trying not to move. Ok, eccoci qua. Ciao Sammy, come va? Buonasera a tutti. Allora, intanto grazie del tuo tempo, scusa l'orario, ma per me era l'unico orario disponibile e tu hai dovuto incastrare anche te facendo i salti mortali, quindi la maggior parte delle persone se lo guarderà successivamente, perché il venerdì 5:30 è un po' un orario strano. Vabbè, tanto non deve essere un dibattito, ma semplicemente un'informativa questa cosa qua, però ci tenevo a farla in diretta perché qualcuno ci sta, dato che noi facciamo un po' la comunicazione, una parte della comunicazione per Bleach & Oblich, mi stanno chiedendo delle varie informazioni sul prodotto e vedo che dal mio umile punto di vista, quale tuo adepto, nel senso che ogni tanto assisto a quello che fai, mi sembra che il prodotto non sta venendo utilizzato nella maniera corretta, ma per quello che è nato fondamentalmente. Poi ci si può fare delle varie cose, tutto più. E quindi ti ho chiesto se potevi dare proprio due informazioni in più su come deve essere utilizzato il prodotto, su perché nasce questo prodotto e qual è il suo scopo. Se no si rischia di comprare una Ferrari, per dire, e utilizzarla nel deserto. È ovvio che non va come dovrebbe. Se invece si usasse la Ferrari su un circuito, le prestazioni sarebbero ben diverse. Stessa cosa su una macchina da rally. Quindi dice, non nasce per sostituire, da quello che mi dicevi sempre tu, la decolorazione. Anche non bisogna confondere le due cose. Ecco. A tal proposito, mi hanno mandato qualche foto, proprio una 5 minuti fa, che mi hanno chiesto se potevi commentarle perché mi hanno detto come hanno utilizzato il prodotto. Intanto, se vuoi parlare tu, fare una prefazione, io ordino le foto. Ok, poi me le potevi mandare prima, così le guardavo. Ma no, così è il bello della diretta, non abbiamo niente da discutere. Allora, il prodotto nasce per schiarire il capello tinto, ok? Fino a 7 toni, fino. Non vuol dire che io prendo il capello 1 e lo porto a un 7, ok? Devo innanzitutto crearmi la situazione adatta, e cioè innanzitutto fare la diagnosi giusta, perché da 1 a 7 toni, anche con la decolorazione, devo saper fare una diagnosi, ok?
uno, struttura del capello, che tipo di colorazione ha e quant'altro, ok? Due, se voglio schiarire a 7 toni dovrò fare un lavoro di fine, ok? Di fine vuol dire, ecco, l'esempio è il lavoro che ha fatto Ivan Bucci, è partito da una base chimica nera, è arrivata a un 7, lui è arrivato tranquillamente, ma perché? Perché rispetta le canoniche tecniche che si rispettano anche nella decolorazione, che vuol dire ciocche ultrasottili, che sono le baby light, per capirci, ok? Quindi quando si vuole ottenere un effetto di 7 toni, ok? Parlo subito dei 7 toni perché tanto lì andiamo a parare. Intanto sento il traffico della strada. Sì, io sono in strada, ho questo coso dietro, mi sono creato, ma sono in mezzo a una strada, praticamente, okay. Stanno lavorando, c'era casino dei pompi. Quindi nasce, parliamo di 7 toni perché tanto si andrà a parare lì, ho fatto già un lancio di una decolorazione e tutti quanti volevano schiarire di 9 toni, però si partiva un po' in maniera strana. Quindi 7 toni ci si arriva con sistema baby light, quindi ciocche su sottili, falde ultrasottili, molto prodotto, come la decolorazione, io voglio un bianco. Non posso farmi delle ciocche di un dito perché una mesh rimarrà sempre gialla, quindi saranno. Piuttosto di fare una ciocca, ne faccio tre, ma ultra sottili. E saluto, perché tanto sono in strada, la gente mi sta, se no faccio brutta figura. Quindi mi ritrovo con un prodotto che mi dà le altissime probabilità di schiarire in maniera veramente eccezionale, perché Ivan Bucci l'ha dimostrato da un 1 a un 7 senza nessun problema, però con delle ciocche ultra sottili. Detto questo, la quantità di prodotto è importantissima. 3, il capello va sempre massaggiato, perché fino a che io devo schiarire dai 2, 3, 5 toni posso dare un prodotto in maniera morbida, là quando vado a gestirmi il lavoro per un 7 toni so già che prodotto tanto, massaggio tanto, cioè deve essere tutto abbondante, perché se no non riusciamo ad arrivare all'obiettivo. Intanto io ti ho messo Sammy il lavoro di cui stai parlando. L'obiettivo, io so che parto da un 1, lo vedo che è un set al quale voglio arrivare, so la strada che devo percorrere. Prima, la primissima cosa, prima di ingranare la prima e partire, io devo andare a farmi una ciocca prova, e cioè andare a vedere che tipo di strada mi trovo qui, ho una strada percorribile in maniera immediata, è un circuito, come mi dicevi tu, quindi vado a manetta e parto subito, o questa strada qui mi fa fare alcuni accorgimenti, e cioè è una strada un po' disastrata, devo lavorare in un certo modo. Solo facendo la ciocca prova io so se ottengo il mio risultato con una schiaritura di, che ne so, magari voglio mettere il prodotto senza fonte di calore perché il negozio è caldo e spingerlo poi, ma questo lo so solo ed esclusivamente quando ho fatto la mia ciocca prova. Quindi la mia ciocca prova cosa dice? Mi parla, mi dice, ok, tu sei arrivato, che ne so, a 4/5 toni senza fonte di calore. Sammy, senza fonte di calore non ci arriviamo. Ovvio che io farò un'altra ciocca prova con fonte di calore dall'inizio alla fine. Il prodotto può posare 50 minuti fino a un'ora senza nessunissimo problema. Oltretutto, Romano, ho testato bleach no bleach su capello colorato base 4, ok? Non ho voluto usarlo per chiarire, questa prova che ho fatto ho voluto usarla per capire se c'era possibilità di andare a danneggiare il capello, quindi ho preso la mia ciocca, l'ho impregnata di prodotto, l'ho chiusa in una stagnola, ho passato con una piastra a 100 gradi 30 volte, passavo una decina di volte, mi fermavo per 10 secondi, passavo nuovamente una decina di volte, altri 10 secondi e così per 3 volte. Il capello l'ho tirato fuori, anche se il prodotto dentro quasi bolliva, integro, perfetto, senza nessun effetto colla, senza nessun. Quindi lavoriamo con in un bunker, ok? Quando succedono i problemi, bisogna veramente capire perché succedono i problemi, perché io veramente, prima di espormi, faccio le mie prove, non parlo a caso. Quindi, fatta questa prova, secondo me, siamo veramente con un prodotto a mano che anche un bambino potrebbe utilizzare. Quindi gli obiettivi sono sempre quelli lì. Dalla decolorazione a bleach, no bleach, la cosa che si fa è sempre la stessa, ma nell'utilizzo vanno
ragionati in modo diverso. Laddove con la decolorazione potevo ottenere un 7 toni dicendo, bene, metto il prodotto, lascio in posa, che ne so, 20 minuti, un quarto d'ora, mezz'ora, 10 minuti e poi metto fonte di calore, con bleach on bleach no. Se io so che voglio schiarire 7 toni, vado subito con la fonte di calore, perché non essendo una decolorazione, non avendo i persolfati all'interno e alto, non ha la potenza di questo prodotto, quindi ha bisogno di essere spinto e viene spinto con la fonte di calore. E non vuol dire fonte di calore al massimo dove vado a bollire solo perché Sammy ha detto che l'ho passato con la piastra e quindi sono a bomba. Sammy ha detto che l'ha passato con la piastra? Sì, quella ciocca. Voi vi fate una prova con la ciocca e vedete che tipo di effetto vi dà su quel capello. Potete anche provarlo direttamente sul capello del cliente, fate due ciocche, una senza fonte di calore, una con la piastra per vedere la resistenza del capello, e dopo, se non arrivate a quel tipo di obiettivo che volete, fate la terza e lavorate solo con fonte di calore. Questo è l'unico modo di lavorare, ma non con bleach no bleach, con qualsiasi prodotto che va a schiarire il capello. Quindi io la mia diagnosi la devo fare. Non posso dire più o meno è un 3 o più o meno è un 4, voglio andare a un 7 e mi muovo. No, più o meno... quella curva lì è una curva gomito, più o meno faccio una curva sbando, ok? Okay. Quindi il funzionamento ecco, è quello lì. Sì, ecco, Sammy, precisa il discorso della piastra, che è un esperimento da fare solo su una ciocca, perché sennò fanno tutta la testa e dopo non... No, no, infatti io ho chiarito questa cosa e adesso la chiarisco nuovamente. L'esempio che ho fatto della piastra sulla stagnola non era un esempio che ho fatto per vedere quanto mi schiariva il prodotto, ma per vedere se la ciocca con una fonte di calore elevata data in quel modo lì mi poteva andare a distruggere la ciocca, cioè a rovinare la ciocca su quella ciocca, quindi quel capello, quella caratteristica di capello è andata bene. Non è una tecnica studiata per andare a fare delle schiariture in tutta velocità, o se voi ritenete di farlo, lo fate, ma io assolutamente l'ho fatta come prova per vedere se il prodotto mi dava delle prestazioni e della sicurezza anche con fonti di calore molto elevate. Perché a volte ci si mette lì col foam e a lei scaldo di foam per far veloce, e allora lì, al contrario della piastra a 100 gradi, cioè 10 volte riposate e quant'altro, col foam veramente cuocio. Perché sapete benissimo che la foam... è esagerata. Okay. Quindi comunque questo non è da usare con la piastra. Ecco, quindi l'utilizzo corretto è con un termostimolatore al quarzo, 30 gradi più o meno. Sì. Okay. 30 gradi anche meno, sì. Perché ti dico sì, più o meno, dai. Voi avete, che ne so, avete 6 tacchette, lavorate con 3, ma se volete spingere lavorate con 4, ma se mettete 20 minuti, dopo 10 minuti andate a controllare. Schiaritura, textura e quant'altro, come la decolorazione, io so che può posare 45 minuti, io dopo un quarto d'ora vado a controllare il capello come ha reagito, come tiene e quant'altro, ma queste sono norme che vanno utilizzate sempre con qualsiasi prodotto. Ok, intanto c'è una domanda di Marco Pace, adesso te la leggo Marco, però prima volevo fare vedere delle foto che così puoi commentare Sammy, che sono la maggior parte dei problemi che riassumono il tutto. Allora, abbiamo Gio Forcella di Foggia, aveva questa cliente, non so se tu la vedi, no? Praticamente è un 6, perché questo il video sembra un pochettino più scura, però questo è il risultato che ha ottenuto, lo vedi Sammy? Ok. Però lei dice, beh, era contenta, no? Cioè non è che il risultato, cioè secondo me questo è esattamente quello che, per cui nasce il prodotto, però lei voleva andare più su. Mi ha detto che, spero di ricordare bene, Gio, nel caso scorreggi nei commenti, comunque mi ha detto che ha fatto 30 minuti in, diciamo, senza fonte di calore, dopodiché ha fatto altri 20-25 minuti, forse 30, con fonte di calore. E il risultato è quello centrale. Però lei avrebbe voluto arrivare alla foto di destra. Quindi cos'è? Un tono e mezzo ancora più su? Due, forse? Sì. Allora mi ricollego proprio a quello che ho detto prima. Innanzitutto volevo fare i complimenti perché il lavoro è bellissimo, ok? La fonte di calore l'avrei utilizzata subito. Spiego perché. Perché noi sappiamo benissimo che dal 6 al 9, al 10, sono le tonalità quelle più difficili da togliere, ok?
Quindi, essendo bleach no bleach non una decolorazione, quando si vogliono ottenere dei livelli di schiarezza di quel livello lì, anche se si parte da un 5 o da un 6, dove il pigmento, lo sappiamo benissimo, è quello più difficile veramente da portare via, la tricossiderina la si ripresenta veramente, come dicono a Roma, me si ripresentano, e di continuo avrei lavorato lì immediatamente con fonte di calore media a una quarantina di minuti, secondo me ci arrivavo tranquillamente. Ma quando si vogliono ottenere effetti così chiari, fonte di calore ci vuole sempre. Ok, tra l'altro questo era la prima volta che utilizzava il prodotto lei, quindi la prima volta... Scusami se ti interrompo, la mezz'ora è già quasi il tempo massimo, perché Bleach No Bleach lavora 45-50 minuti, ok? Quindi in quell'ultimo quarto d'ora, anche se lo lasci su di più, ormai lo sviluppo del prodotto c'è già stato, il lavoro che doveva fare lo ha già fatto, quindi al limite proprio è meglio fare il contrario. Spingo prima e poi abbasso dopo, magari lavoro temperatura media, vedo che si sta muovendo bene, mi manca un po', la calo un po', se no la si mantiene a quella temperatura, ovvio se non l'ho messa a bollire, e il risultato ci si arriva. Ma calcoliamo sempre che è più difficile schiarire da un 6 a un 9 che non da un 1 a un 5, ok? Ok, adesso intanto ho anticipato una foto. Ecco, quindi c'è subito sotto fonte di calore per avere le massime performance e in cartina. Questo è quanto. Leggo la domanda un attimo di Marco. Ricordiamoci sempre come la decolorazione va usato molto prodotto. Non vi fate ingannare dal prodotto, perché il prodotto è veramente, si distribuisce veramente molto bene. Poi addirittura è massaggiato, diventa una cremina che dice: Madonna, è già tutto a posto. Quando noi crediamo che è già tutto a posto, aggiungiamo una spennellata in più, perché a differenza della deco, che si fa fatica a distribuire, quindi bisogna metterne molto e lo senti quando va, questo come lo metti lo riesci veramente a distribuire immediatamente, e quindi falsa la sensazione, nel senso quella che ho con la deco, allora sono a posto, no, qui ne devo aggiungere, deve proprio nuotare dentro, specialmente se lavora a mano libera. In stagnola comunque idem, va veramente coperta, non ci deve essere la cremina chiara, deve essere più abbondante, più violacea, anche se si schiarisce dopo qualche minuto di ossidazione, però dobbiamo vedere una bella impregnatura e non una massaggiata dove il colore è diventato chiaro. Ok, allora Marco ci scrive un messaggio, no? Perché io sto prendendo tutti i messaggi dove non sono riusciti ad ottenere quello che pensavano, però la cosa curiosa, Sammy, è che tutti stanno andando subito alle massime performance, diciamo, del prodotto. Nessuno lo sta utilizzando, di quelli che mi stanno scrivendo, che dicono: ah, pensavo che come è nato, cioè per fare i suoi quattro toni, per regalare queste schiariture naturali, ma cercano di spingerlo al massimo. E anche Marco scrive un suo feedback, però Marco, non ho la foto, io però lo leggo lo stesso, vediamo se Sammy ti può aiutare, no? Allora, vi lascio un feedback, potete aiutarmi. Ho fatto un contorno biondo cenere, qui bisognerebbe vedere com'era, 40 minuti di posa con fonte di calore, però dice che ha dovuto risciacquare e passare la deco, perché dice che è rimasto un pochettino arancino lo stesso. Bisognerebbe vedere le foto e capire cos'è partito, però in linea di massima, non so se puoi capire qualcosa di più tu, Sammy. Allora, in linea di massima quello che mi sembra di capire è che appena ho il prodotto in mano vado tranquillo e sicuro, ok? E invece no, come ho detto sempre anche nei video precedenti, il prodotto va prima testato o su delle ciocche quando le tagliate alle clienti, quindi dovete prendere dimestichezza con il prodotto. È come quando si va in bicicletta, io non è che salgo in bicicletta e vado a manetta, la bicicletta comincia a stare in equilibrio e poi parto. Mi hanno insegnato a fare le mesh, le mie prime mesh venivano fuori dei pacchetti staccati da un centimetro, mezzo centimetro, a volte ci riuscivo, veniva un maculato. Quindi tutto deve avere il suo percorso. Adesso il prodotto è un prodotto top, non smetterò mai di ripeterlo, perché i lavori che posto sono tutti i lavori fatti con Bleach No Bleach e non c'è nulla di artefatto. Solo che io prima di fare un lavoro so già che lo avrò, quel risultato, ma non perché io conosco il prodotto, perché io faccio la ciocca a prova, anche se conosco il prodotto al 100%, anche se sono certo che mi darà quel livello di schiarettura, la piccola percentuale che non venga c'è, perché io non so,
il capello come trattiene il pigmento o quant'altro, magari una cliente nuova, che tipo di pigmento ha utilizzato, che colore ha utilizzato o quant'altro. Tutte le cose che ho postato, questo prodotto mi porta via l'henné senza problema, mi porta via i colori scuri, cioè è veramente un prodotto top di gamma, però bisogna fare, non si può fare una schiarittura senza fare una ciocca prova. Io ho un sacco di clienti che mi chiedono un preventivo online, su Instagram e quant'altro, io faccio mandare prima le foto per capire un attimo la situazione. Ovvio che poi vedo che c'è il lavoro di un altro collega che non si definisce bene la tonalità perché la foto non è pulita. Faccio venire la cliente in negozio, faccio la diagnosi del capello, struttura e quant'altro e invito la cliente a fare una ciocca prova. Ma la ciocca prova ci vuole con tutto. E faccio un esempio, Munir Te la sto mettendo è un uno dei tuoi preventivo. lavori. Questa è una ciocca prova, ho fatto una nuova cliente che è venuta a chiedermi un preventivo. Allora, questa ciocca qui è rimasta in posa 25 minuti, così, senza fonte di calore. Questo è un capello naturale, ovviamente, è la cosa diversa. Però vedete che la schiarittura è la stessa delle lunghezze. Quindi io so che questa signora qui, che ha avuto dei problemi con la decolorazione, potrà fare bleach no bleach avendo un risultato eccezionale in maniera molto morbida. E qui non stiamo barando, perché questa signora, magari se ci vede anche online adesso, potrebbe anche contattarci. Questa è la ciocca che ho fatto alla signora, è la ciocca che è dietro, è la ciocca che prenderà appuntamento e verrà a fare il colore. Ma perché so che ottengo il risultato? Perché lì Munir insegna, è un mio punto di arrivo. Questo è un personaggio che si è creato un mondo attorno creando dei biondi spettacolari. Però, se vedete nei suoi video, molto spesso fa vedere delle ciocche addirittura che si spaccano e dice: qui la decolorazione non la posso fare. Quindi a quella cliente il colore non gliela fa, o piuttosto gli fa delle schiarature in sfumature, gli attacca l'extension, ma questa è una cosa a parte. Ma questo solo per far capire anche dei personaggi a quel livello lì. Si muovono solo facendo una ciocca a prova. Quindi io non posso attraversare una strada a occhi chiusi. Avrò ben bisogno di guardare a destra, a sinistra, se, a sinistra, a destra, anzi, che sennò se mi inghiottono qua mi mettono sotto, per essere certi del risultato. Io non posso improvvisare un lavoro. Quindi il prodotto performante vi dà sette tonalità di schiarittura, ma se non fate ciocca a prova non vi posso garantire nulla. Ve lo garantirà mai nessuno, neanche con una decolorazione. Vi garantisco io che il prodotto è top, però ci sono dei procedimenti, delle regole da rispettare. In questo caso la regola della ciocca prova. Ecco, chiaramente se non vuoi arrivare a delle, diciamo, dei livelli estremi, puoi andare anche tranquillamente senza ciocca prova, diciamo, come fai tu, no? Anche normalmente. E qua mi attacco alla foto che questa qua, che sono venuto da te per fare le riprese per il video che stiamo organizzando, e questo è un tuo lavoro, che sapevi già dove andavi e non hai avuto problemi di su ciocche prove. Perfetto, ma perché sappiamo che schiariamo di 2-3 toni in quel caso lì, e abbiamo schiarito di 3 toni Sì, pieni, non so, adesso. volevi togliere l'arancio e basta. Volevamo togliere l'arancio, è stato fatto a mano libera, quindi è stato in posa 30 minuti a mano libera, e quello è il risultato: toglie l'arancio, pulisce tutto, quindi non c'è, no, io dico non c'è margine di errore, però a quei livelli dopo si va da soli, perché si cominciano a fare le prove e poi la decolorazione non, subito non abbiamo fatto dei lavori eccelsi a delle schiarature altissime senza danneggiare il capello, perché a volte eravamo impreparati, partivamo a caso, abbiamo avuto le aziende che all'epoca non ci formavano, ma adesso c'è tutta la formazione del caso, ci sono tutte le indicazioni del caso nel web, noi siamo qui a dare informazioni continuamente sul prodotto senza nascondere niente, ma Ok, proprio è giusto vado. sapere andare, prendere la patente e andare. Ok, ecco, questo qui è una prova che hai fatto tu che mi hai mandato. Perfetto. Allora, queste sono tre ciocche fatte con 566 di un'azienda, che non farò nome perché non è giusto parlare di aziende, parliamo in questo caso solo del prodotto. Allora, dopo ti manderò anche il video delle ciocche. Sì. Allora, bleach no bleach, ok. Sono state massaggiate tutte allo stesso modo. Allora, già percepiamo la prima cosa: l'attaccatura della ciocca con bleach no bleach viene sfumata e con le decolorazioni viene marcata. Bleach Ok, no qui bleach c'è. è a sinistra. Sì, c'è scritto, si Sì, ma no, vede. lo rimarco perché magari se il telefono non si legge bene. Vediamo che il livello di schiarittura è leggermente sotto quello di bleach no bleach, ma mantiene una temperatura comunque temprata. Quando ci spostiamo nella decolorazione, sicuramente ha schiarito un po' di più, però
ma non mi porta a un biondo. Se io voglio un biondo chiaro e che mi venga fuori un biondo freddo, ho bisogno di dare un'altra passata di decolorazione per ottenere il risultato. Quindi questo solo per far percepire la cosa. Cioè, il limite, se ovvio che noi diciamo mi toglie via l'arancio rosso dai capelli e mi dà un risultato freddo, certo. Però se io mi vado a prendere un 666, veramente voglio battere con il muso della macchina su un muro per vedere se veramente l'airbag funziona e io mi salvo. Ecco. Cioè, veramente è, Black Bleach è, cos'è? Black Bleach è una decolorazione che mi hanno dato da testare ed è una decolorazione nera. Ah, ok. Fino a 7 toni o fino a 9 toni, non mi ricordo più, devo andare a vedere. L'ho usato come prima volta. Vedete che la Black Bleach me la dà un po' più fredda, ok? Un po', non neanche fredda, offuscata. È come se ci fosse una pattina sopra. Però ho tenuto 50 minuti bleach no bleach sotto fonte di calore. E lì torno al mio esempio, se so che voglio spingerlo al massimo e quel rosso lì sapevo già che faccio fatica anche con la decolorazione l'ho tenuta 45 minuti il suo tempo massimo senza fonte di calore, perché io abitualmente non uso fonte di calore sulle decolorazioni, ci mancherebbe. Ok, quindi, però anche qua un altro diciamo caso spinto al limite. Bravissimo, perché c'è anche questo limite, mi è stato fatto questo esempio, quindi ho proprio preso l'azienda che mi avevano chiesto quant'altro e ho fatto, la prova. Ecco, allora, queste qua sono due foto che mi hanno mandato, Sammy, anche queste qua freschissime. A sinistra l'effetto, e la parrucchiera ha detto esattamente quello che volevo, cliente strafelice, quindi gli ha fatto queste schiariture, queste... Sapeva dove voleva arrivare. E anche sul ramato ha detto esattamente quello che volevo, capello perfetto, fantastico. A destra invece, che io pensavo fosse ancora meglio, un altro parrucchiere, e lui non è stato contento perché lui si aspettava un'altezza di tono ancora maggiore. E io dicevo, cavolo, secondo me era già un ottimo risultato per il prodotto, cioè nasce proprio per fare questo, no? Un 6, siamo un 9. Volendo... Cioè, non so se ha spinto con fonte di calore o altro, adesso non so come ha fatto, però cavolo, io sarei più che contento di ottenerlo. Però ecco, è corretto dire che Bleach No Bleach nasce per fare questo, quello che vedete in questo momento. Assolutamente sì. Poi se si vuole spingere di più, si va di tecnica, è come la decolorazione. Se vuoi spingere di più, devi andare di tecnica, quindi passarci sotto con ciò che è sottili è molto prodotto. Però... Io ho tanto di capello, quel lavoro lì è bellissimo, quella è la foto che ti ha mandato, per me è top. Ecco, infatti vedi, adesso abbiamo subito aspetta che finisci, scusami un attimo, in caso vuole spingere un po' di più, valutare anche solo le mie ciocche erano abbastanza sottili, ho messo abbastanza prodotto, ho lavorato con fonte di calore, magari giusto tarare queste cose qui, che poi il lavoro si migliora. Ecco, poi vedi, c'è un'altra, Ginetta, che secondo me lo sta a fare una domanda, che però non è fatto per questo, te la passo. Io l'ho preso, vorrei provare a togliere il mio nero 1, perché io l'ho vista lei, con lunghezze verdi. No, quindi probabilmente dei diretti, colore diretto, anzi lo scrive, credete che posso farcela? Cioè, stai andando a provare il limite dell'impossibile proprio, no? Poi magari ce la fa, non lo so, ma perché non usano semplicemente per regalare le schiariture naturali? Che io ho fatto un viaggio, Sammy, no? Sammy, aspetta un attimo, io ho fatto un viaggio, lo sto ancora facendo. Più di 200 saloni alla fine, adesso siamo a 140, 150, e tutti mi dicevano che i clienti vogliono un effetto di schiariture naturali. Quindi questo prodotto nasce per fare quello, e però questi che mi stanno facendo diciamo, questo obiettivo, queste domande, lo vogliono usare in un altro modo. Perché non lo usano per quello che nasce? Cioè, poi dopo magari puoi andare oltre, no? È curiosa questa cosa dei tuoi colleghi. Sì, purtroppo, mi ci metto dentro anch'io. Mi ricordo quando mi portavano un prodotto nuovo, questo fa questo, ah sì, e io andavo giù pesante, poi sono maturato, ho capito che comunque le cose si fanno conoscendo il prodotto. Allora, io voglio aggiungere questa cosa qui. Ragazzi, avete in mano un prodotto dal quale potete veramente, io adesso la parlo papale, ovvio che quando dico potete fare cassetto, ok? E anche regalare un prodotto ottimo e un risultato ottimo alle clienti. Quindi se ci sono delle clienti che ascoltano, assolutamente
e adesso parlo nel gergo parrucchieri, quello che a volte si vuol sentir dire, oltre a regalare un prodotto eccezionale al cappello di caffè, al cappello delle clienti, regalare un servizio eccezionale, fate cassetto. Allora ragazzi, fuori c'è gente che non si vuole schiarire i capelli perché sono stati scassati dalla decolorazione. Stop. Potete lavorare con questo prodotto sì da 1 a 7 toni, perfetto, ma perché mi arrivano delle domande, ma posso fare un bianco? Ma a me che me ne frega di fare un bianco? Io nel mio negozio bianco non lo faccio, ne farò, avrò un 2%, quando vengono mi faccio il mio preventivo, uso la mia decolorazione, ci metto 8 ore e ciccia, ok? Perché mi devo spingere sempre all'estremo quando tutto il mercato sta richiedendo da 1 a 7 toni delle schiariture naturali, schiariture molto velate? Il mercato è quello di gente che, se voi fate già, avete un buon risultato con la decolorazione, usate la decolorazione, non la sostituite con bleach no bleed. Questo vi permette di abbracciare tutta quella clientela nuova che ha paura della decolorazione, gli ha scassati i capelli, l'amica ha visto che ha i capelli rovinati, non mi decolorerò mai i capelli. Signora, io non le decoloro i capelli, le schiarisco delicatamente e già suono in maniera molto diversa, riesco a vendere un servizio a una cliente pur schiarendo i capelli, ma la cliente alla fine vede che il capello è perfetto. Quindi questo serve per farvi vendere molto, 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 e aggiungi molto romano molto. Ragazzi, o vogliamo fare cassetto o vogliamo fare i bianchi, o vogliamo fare cassetto o vogliamo con rosso diventi biondo, o vogliamo fare cassetto o vogliamo con nero diventi biondo. E allora non so cosa dirvi, decolorazione, provateci. Anche l'ultimo esempio, un verde diretto, se ce la fai con la decolorazione vieni che ti offro tutto un servizio nel mio top, ok, te lo offro io. Ma non ce la fai neanche con la decolorazione, ragazzi, mi fate delle domande che sono estreme, io mi butto, io vado giù con lo snowboard da qui, sì. Così vogliono farlo, no? Bravo, bravo. Okay. Io mi butto con lo snowboard e vado, mi butto dalla stessa montagna a piedi nudi, voglio vedere se faccio lo stesso risultato, mi scasso la faccia, ma perché? Se vi diamo la possibilità di fare del cassetto, dei servizi nuovi, non andate a sostituire i vecchi, cavolo! È la stessa errore che facciamo di solito quando abbiamo un prodotto nuovo, abbandoniamo il vecchio e vendiamo quello nuovo. È sbagliatissimo, dovete farli convivere assieme, potete addirittura lavorare con bleach no bleach e la decolorazione assieme, l'abbiamo dimostrato, ci saranno delle tecniche per utilizzare in quel modo. Ma ragazzi, se avete bisogno di informazioni, noi siamo qui per darvele, ma non fate delle domande dal nero al verde diretto, riesco a farlo, non nasce per questo. Nasce per farti guadagnare dei soldi, ok? In un momento dove tra un po' ci saranno tantissimi licenziamenti e spero di sbagliarmi e faccio incrocio le dita per le persone che perderanno il lavoro, ci sarà meno lavoro in salone, dobbiamo abbracciare della clientela nuova con servizi veloci e servizi che mi permettono anche di dire perfetto, io lascio lì mezz'ora, so già che il risultato è quello lì, poi sa che sono già a posto. Noi vi stiamo dando un'automobile nuova che vi permetterà di correre in strada in sicurezza, ma non cercate di fare cose strane. Il bianco non lo fa, il verde non lo toglie, i colori diretti non lo toglie, però mi toglie l'ennè, mi toglie i colori, la tintura chimica senza avere delle tonalità rosse, e non vuol dire che per quello io devo fare una rossa 6,66, 5,66 bionda. Ma chi è che va in giro bionda e rossa? Andiamo in giro con delle righe pedonali postmoderne, cioè. E quello che voglio intendere io, non fraintendetemi, non voglio essere aggressivo, però non spingete al massimo tutto quanto, perché il rosso e il bianco adesso non è una richiesta di mercato, può andare a gusto personale e tutti i gusti sono rispettabilissimi, ma non nasce per quello. Queste sono le ciocche che ho fatto con decolorazione. Sì, nasce per questo, ecco, se una è molto ramata si può ottenere questo effetto qua, giusto Sammy? Tutti i problemi di una schiaritura da un 4 a un 7, da un 3 a un 7, da un 5 a un 7, lì dove ci sono i pigmenti più difficili da togliere, vi diamo la possibilità di fare un figurone. Ancora oggi è venuta una cliente nuova che è venuta qui per il taglio riccio, oggi non abbiamo fatto niente a livello colore, aveva i capelli spappolati sulle punte e mi fa no, non me le schiarisco perché vedi le punte sono rosse e bruciate. Madonna, già ad arrivare a un rosso e bruciato mi chiedo come è stato fatto, perché da schiarire un capello da un 3 a un 7 e bruciare il capello usi la soda caustica o l'acido muriatico, perché non è normale, ecco, schiarire i toni e bruciare.
ho spiegato Bleach no Bleach, tornerà a farlo perché ho fatto vedere i lavori, non ci credeva, mi fa: Madonna, ma avete rivoluzionato il mondo con questo prodotto, tu provalo e poi me lo sai dire, ma è vero, ecco. Dio buono. Chiedono, allora Ginetta ha detto ok, ha recepito il messaggio, chiedono se Bleach no Bleach è un super schiarente. Non è un super schiarente. Non è, provate a fare quello che fa Bleach no Bleach con un super schiarente, poi non mi sapete dire, lavorate a mano libera sul capello tinto, vedete quante tonalità vi toglie, se vi toglie mezzo tono siete fortunati proprio. Bleach no Bleach senza fonte di calore vi toglie fino a 3 toni a mano libera, molto prodotto, massaggiato bene e via che si va, va da solo, è un prodotto che va da solo, non è una decolorazione, non è un super schiarente. Infatti l'hanno messo fuori da tutte le cartelle, si è creato proprio un brand a parte perché non riuscivano a collocarlo da nessuna parte nella cartella colore e quindi hanno detto lo mettiamo proprio fuori da tutto perché è una cosa unica. Però ecco, appunto, ci tenevo che tu avvallassi quello che noi diciamo, rispondiamo di... Cosa c'è? Ecco qua, ti salutano. Il bello della diretta, ragazzi. Sebi? Va bene. Ti stanno recitando. No, volevo che tu avvallassi quello che noi rispondiamo, che tu ci hai detto di rispondere, nasce per fare i 4-5 toni, che è il classico, l'80% della richiesta che ha un salone, e nel caso uno volesse fare altro, andate di decolorazione se potete permetterlo. A quanti volumi si usa? C'è il suo attivatore, Angela, te lo posso rispondere io. Si usa solo esclusivamente col suo attivatore perché non è compatibile con altri attivatori. Cioè, nel senso che uno poi può provare a usarlo, però... Ognuno lo fa e ognuno si prende le proprie responsabilità. Non nasce con quello perché c'è un pH ben preciso, ci sono dentro degli attivatori particolari, cioè funziona in sinergia, è come le colle bicomponenti, la butto lì una metafora che magari è brutta, se non c'è uno non c'è l'altro non funziona uguale. Poi dopo, questo è per dire come vanno le cose. Romano. Basta, dai, io volevo soltanto che ricorda per piacere le tre modalità con cui puoi utilizzare Bleach no Bleach, quindi il mano libero, la cartina e fonte di calore, prima e dopo, vai. No, allora, tu devi usarlo con qualsiasi tecnica Bleach no Bleach, se vuoi spingere a manetta e 7 toni, innanzitutto ciò che prova, allora si usa fonte di calore da subito, media e subito, mano libera puoi lasciarlo tranquillamente anche senza fonte di calore, al limite volendo spingere, ci metti le cartine quelle trasparenti sopra, sei a posto, non c'è nessun tipo di problema ad ottenere il risultato, l'importante è partire bene. Calcolate dopo mezz'ora, se la lasciate fuori scarzagnole, scaldate dopo, e fuori fonte di calore, scaldate dopo, tre quarti del lavoro l'ha già fatto e oltre non va. Quindi per le massime performance subito cartina e fonte di calore, termostimolatore al quarzo. Assolutamente sì. Ok, medio è cartina senza fonte di calore, tranquillamente tre toni, a mano libera, lasciando in posa un'ora, ed eventualmente fonte di calore dopo, però avete un mezzo tono scarso, no? Neanche. Toni, mezz'ora te li toglie, a mano libera. Ok. Se qualcuno, ecco, qualcuno mi ha detto, ma se poi uno volesse per forza tonalizzare, si può fare? Dai che stai andando, dai. Sì, uno se vuole tonalizza, però non c'è bisogno, però io, come dico sempre, la tonalizzazione è la nostra firma. Ok. Quindi... ognuno è libero ovviamente di tonalizzare per firmare il lavoro. Ti lascio andare a tonalizzare. Dai, grazie mille, ciao. Ragazzi, chiudo io. Va ciao. Bene, dai. Allora, ciao Sammy. Ciao. Va bene, allora ragazzi, speriamo di avere chiarito un po' il tutto. Nel caso, scrivete comunque a Parruccherando che vi daremo fondamentalmente le stesse risposte. Nel caso venissero fuori delle cose nuove, delle cose in più, richiamo di nuovo Sammy, lo metto dentro. Una domanda che mi viene fatta spesso è se può essere utilizzato in radice, magari per togliere un vecchio effetto barratura, non so se mi spiego. Sì, io da quello che ho visto Sammy l'ha usato in base e la cliente non ha avuto nessun problema, però da quello che ho visto farò rispondere a Sammy al tuo commento. Jacoponi dice: non riesco a finire di guardare la diretta, lo farò più tardi, è molto interessante e chiara la spiegazione utilizzo. Spero di riuscire a fare un ordine più presto e di poterlo provare personalmente. Per fare l'ordine, sito Bleach no Bleach, lasciate i vostri dati, vi ricontattano e vi danno la possibilità di avere il prodotto con anche il corso di formazione di Sammy, che fondamentalmente è un livello più alto di quello che abbiamo fatto oggi, cioè dove ci sono tutta una serie di casistiche e possiamo rispondere, può rispondere a tutte le domande. Vi ringrazio tutti e spero di essere stato esaustivo, nel caso siamo qua e mi raccomando utilizzatelo per quello che è nato, quindi
4-5 toni sfumature naturali. Volendoci si spinge fino a 7, ma allora subito in fonte di calore, ma a quel punto lì forse magari è meglio utilizzare la Deco, a meno che non abbia avuto un problema di capelli, eccetera, eccetera, eccetera. Ciao a tutti, siamo qua e intanto io poi riprendo il mio viaggio. Buona giornata a tutti, ragazzi.